organizzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio di CGIL Toscana. Ci occuperemo e discuteremo oggi nella nostra oretta di videoconferenze di tutela del paesaggio e di tutela del territorio. Ne discuteremo con degli autorevoli ospiti che sono stati dei veri e propri protagonisti di una svolta normativa, innovativa sulla materia proprio di cui discutiamo oggi. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Anna Marson, professoressa ordinaria di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università IUAV di Venezia, che dal 2010 al 2015, se non erro, è stata anche assessore all'urbanistica, alla pianificazione del territorio e del paesaggio della Regione Toscana. E proprio grazie al suo impulso e alle sue competenze è riuscita, è proprio il caso di dire, approvare una complessa riforma della legge regionale proprio del territorio. La legge è la 65 del 2014, con annessa anche la redazione del piano paesaggistico regionale, meglio noto, ecco, come legge Marzon. L'altro gradito ospite è Fausto Ferruzza, architetto, il presidente di Legambiente Toscana, che peraltro ricopre l'incarico nazionale anche di responsabile del settore del paesaggio. E dovevamo avere qui con noi anche il sindaco del comune di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ma ha avuto un impedimento istituzionale improvviso, il per cui si scusa di non poter essere presente alla nostra videoconferenza. E per finire, con i nostri ospiti abbiamo Maurizio Brosini, segretario di CGIL di Toscana, che ha la delega all'ambiente e il territorio, appunto, per l'organizzazione sindacale. Come accennavo nelle presentazioni, la professoressa Marzon ha contraddistinto il suo mandato amministrativo come assessore, riuscendo a farle approvare un provvedimento importante, che è stato definito dagli addetti ai lavori e non una delle migliori norme in materia urbanistica e pianificatoria. Ma non è stato per niente facile portarlo a compimento ed è stato oggetto di feroci polemiche anche e tentativi anche di potenziamento sia prima sia dopo la sua approvazione, sia da parte della maggioranza di governo del tempo, ma sia anche dell'opposizione. La CGIL Toscana ha sempre sostenuto questa norma e tuttora la sostiene con forza. È stata ed è un traguardo tutto importante, finalizzato proprio alla salvaguardia del territorio regionale e dei suoi abitanti. È una serie di regole di buon governo che appunto tutela il paesaggio,
come un bene collettivo, un bene sul quale si fonda anche un nuovo modello di sviluppo e di occupazione fondato sulla conservazione e la valorizzazione anziché sulla distruzione, nell'abbandono o l'utilizzo a fini speculativi e di rendita e parassitaria. Ebbene, proprio alla metà di luglio scorso vi è stato l'ultimo attacco, insomma, all'impianto normativo da parte di una forza politica che ha tentato di scardinarla prendendo a pretesto la situazione di stallo e di crisi economica causata dalla pandemia del Covid-19. La legge è stata definita vincolistica, burocratica, un blocco alla crescita produttiva, imprenditoriale e da tanti settori dell'economia in Toscana. Si invoca quindi una semplificazione dello strumento urbanistico che soprattutto offra alle imprese, in particolare il comparto delle costruzioni, uno strumento che in qualche modo snellisca all'estremo le procedure pianificatorie, arrivando addirittura a cancellare dell'obbligo il preventivo per i comuni sotto i 5.000 abitanti di approvare un piano strutturale conforme alle linee della legge regionali e anche alle prescrizioni contenute nelle direttive sia europee sia di livello nazionale. Ecco, quindi questo è il tema di cui discuteremo oggi e inizierei chiaramente con l'invitare la professoressa Marzon a intervenire anche alla luce di questa accelerazione che c'è stata a luglio di intervenire sulla modifica di questa norma. Ecco, ci vuole un po' illustrare vedere che cosa è accaduto in questi mesi e che cosa appunto sta accadendo su questo aspetto. Grazie. Prego, grazie Grazie a lei. Simone, grazie alla CGIL per aver organizzato, devo dire, questa occasione di confronto, quanto mai utile come tutti i confronti, nel senso che la legge, vorrei innanzitutto ricordare che la legge e il piano a suo tempo sono stati frutto di un lungo percorso di concertazione, di partecipazione, di condivisione con quelli che vengono definiti corpi intermedi della società, che oggi non sono così di moda, che invece costituiscono delle componenti essenziali del governo democratico, per quanto riguarda la mia esperienza, ormai abbastanza lunga, anche se non soltanto nel campo dell'amministrazione, del governo del territorio. E la legge in particolare è stata il frutto di un percorso durato 4 anni, con tavoli di concertazione con tutti, eccetera. E mi piace ricordare il fatto che il capogruppo PD, della commissione consiliare che si è occupata di gestire la discussione appunto in aula, e non solo in aula, della legge, consegnandomi la copia stampata la prima copia stampata della legge nel novembre 2014, mi ringraziava del lavoro svolto, e diceva che pone oggi la Toscana in primo piano nelle politiche di difesa del suolo e buon governo del territorio. Un saluto a Gianfranco Venturi, appunto, che
consigliere in questione nel caso in cui fosse collegato e avesse modo di vedere la legge. Un grazie da parte mia davvero anche per il garbo con cui a suo tempo accompagnò questo percorso non semplice. Non era un percorso che mi ero inventata io, quello della legge 65. Era un percorso di legislatura condiviso da quella che era allora la maggioranza del Consiglio regionale, che a differenza della legislatura successiva, ora in conclusione, vedeva un centro-sinistra quasi tutto unito nel sostenere appunto il governo regionale, ed era un percorso nato dalla necessità di porre mano a una serie di criticità anche consistenti, anche come dire, sottolineate dalla magistratura, di riportare in qualche modo alla politica un campo di conflitti nei quali sembrava che la magistratura soltanto fosse diventata l'attore in grado di correggere una serie di distorsioni, appunto di effetti non desiderati. Cosa era successo? Era successo che il buon governo, che è un po' un luogo comune, ma anche delle basi, come dire, concrete, ha avuto nel passato e ha tuttora delle basi concrete di riferimento, il buon governo del territorio della Toscana era in qualche modo stato lasciato, cioè non era più un governo, perché era stato affidato a dei decisori singoli in qualche modo. Scusate se forse sono noiosa, ma mi sembra No, 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 importante no. chiosare un attimo questo aspetto. Il termine governo in Toscana sappiamo che è un termine che si usa anche per i lavori agricoli. Ho letto con piacere ieri a questo proposito questa nota di Marco Vichi, questo commento di Marco Vichi pubblicato dalla Nazione, no? Sulla politica come governo del potere, come cura del potere. Governo viene usato appunto anche in agricoltura per la cura del terreno, e governo comporta da un lato la conoscenza di ciò che governi, una conoscenza e un amore approfondito in qualche modo, no? La conoscenza del patrimonio, parlando di paesaggio e di territorio, delle sue regole, della cura che richiede, no? E anche l'amore, l'interesse per la sua cura costante. E quando parliamo comunque di governo del territorio, questo presuppone confronto e dialogo fra più soggetti, comporta, cioè, necessariamente poteri e contropoteri, e come dire, è un ruolo importante, visto che è in gioco la conoscenza, la cura, eccetera, delle conoscenze tecniche e anche degli attori poi che quotidianamente, come dire, sono in grado di riprodurre quel territorio, quel paesaggio e così via. Allora, la Toscana si era trovata appunto nel 2010, all'inizio della legislatura, con delle norme vigenti che concedevano ai comuni, ovvero con la riforma della pubblica amministrazione, degli enti territoriali, ai soli sindaci in molti casi, di assumere delle decisioni relative allo sviluppo, alle trasformazioni del territorio. E questo aveva causato non, alcuni, alc tutta una serie di criticità piuttosto evidenti, più o meno evidenti. E quindi è stato un lavoro delicato, in salita, con molti conflitti, perché una volta che tu hai dato, come dire, in mano a un bimbo un giocattolo, a qualcuno un attrezzo, eccetera, è un po' difficile dire adesso, come dire, ci giochiamo insieme, no? Lo usiamo insieme, decidiamo insieme sull'uso di questa cosa. Però, come dire, siamo arrivati alla fine e questo percorso è stato approvato
a larga maggioranza, sia pur appunto, come ricordavate, con una serie di polemiche. Cosa è successo nel frattempo? Devo dire che, come dire, questa attenzione è rivolta al paesaggio, perché c'è stata oltre a questa legge che ha cercato di ridefinire i cardini di un governo del territorio condiviso, appunto, no? Condiviso nel tentativo, con l'obiettivo di far sì che le trasformazioni del territorio siano valutate anche dal punto di vista dell'occupazione del lavoro. Scusatemi, mi dimenticavo di dirlo, invece in questa sede mi sembra fondamentale, no? Ricordare che il territorio e il paesaggio, soprattutto in Toscana, sono un fattore di produzione importante, no? Sono un elemento importante che entra nello sviluppo, nella produzione, e come c'entra è fondamentale, no? È un oggetto che richiede un'attenta valutazione. Ecco, nel frattempo, come dire, è proceduta, come sappiamo, la globalizzazione dell'economia, della finanza, eccetera, e da questo punto di vista, come dire, il paesaggio, la qualità del paesaggio per la Toscana è diventato sempre più un asset importante, un capitale importante, anche, come si sa, per l'attrazione di investimenti, per l'attrazione di occasioni di sviluppo, eccetera. Occasioni, opportunità, domande da valutarsi, appunto, in modo condiviso e attento a salvaguardare il bene, no? A non far sì che il bene con queste occasioni venga snaturato e perso per il domani, per altre occasioni di sviluppo possibili, no? Per il benessere quotidiano anche di chi ci vive. Sono i concetti che adesso in termini un po' schematici, ho ricordato che sono alla base della concezione dei beni comuni, no? E il territorio e il paesaggio, da questo punto di vista, sono beni comuni per eccellenza. E proprio oggi, devo dire, forse anche rispetto al periodo di lockdown che abbiamo vissuto, che purtroppo ci apprestiamo, credo, a vivere almeno in parte nuovamente anche nei prossimi mesi, è diventato ancora più evidente come il paesaggio e il territorio significhino anche il benessere di chi ci vive, siano, come dire, un fattore importante di benessere per chi ci vive e come supportino non solo il lavoro salariato, ma anche sempre più le nuove forme di lavoro, dalle cooperative di comunità, delle aree marginali, delle aree interne, eccetera, a molti nuovi campi di lavoro autonomo, eccetera, no? Quindi siano una risorsa, un patrimonio fondamentale anche per questi tipi di occupazione. Ora, a fronte di tutto ciò, vengo, scusate, perché vorrei ovviamente lasciare spazio anche ai miei interlocutori, mi sembra importantissimo lasciare spazio a me, ai miei interlocutori. Io sono intervenuta per la prima volta, devo dire pubblicamente, dopo molto, molto tempo, da quando sono tornata al mio mestiere abituale, che è insegnare all'università e fare ricerca. Sono intervenuta perché ci sono state queste proposte pubbliche da parte di alcuni consiglieri uscenti di Italia Viva e anche da alcuni candidati, se non ricordo male, di Italia Viva, che hanno proposto addirittura per i centri minori della Toscana, per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, che sono tantissimi però, sono 119 su 273 e fra questi ci sono dei comuni molto molto importanti anche dal punto di vista del patrimonio territoriale paesaggistico, hanno proposto che questi comuni possano in via speditiva decidere del futuro dei loro territori, dei loro paesaggi, di quali trasformazioni ammettere e quali no, in base soltanto a uno strumento di programmazione negoziata, diciamo, perché sappiamo che normalmente
Attualmente il piano urbanistico si compone di due parti. Uno è il piano strutturale, che è un piano che guarda al medio-lungo periodo, cerca di capire rispetto proprio allo sviluppo, alle prospettive di sviluppo, agli scenari di sviluppo, qual è il ruolo che può essere assunto dalle trasformazioni anche del territorio, dalla cura del territorio, e dall'altra parte abbiamo il piano operativo, quello che si chiamava regolamento urbanistico fino a qualche anno fa, che invece viene redatto sulla base delle richieste degli operatori immobiliari. Ecco, la proposta era quella di avere soltanto lo strumento redatto in base alle richieste degli operatori immobiliari, dando voce quindi soltanto a una parte dei portatori di interesse, come dire, presenti sul territorio, dando voce soltanto a una parte dei cittadini, a volte non sono nemmeno cittadini, sappiamo, no? Gli operatori del territorio non sono quelli che vivono, gli operatori immobiliari non sono sempre, come dire, cittadini che vivono lì, che pagano le tasse lì e che curano il territorio con la loro presenza. Quindi è una proposta finalizzata a dire abbandoniamo appunto il governo del territorio in questa prospettiva di condivisa con i corpi intermedi, con gli abitanti nel loro insieme, con le valutazioni di come questo patrimonio possa aiutare complessivamente l'economia sostenibile, l'economia di medio-lungo periodo di questi luoghi e decidiamo così velocemente, decidiamo velocemente che cosa è meglio fare. Ora, io devo dire che con la legge e il piano, contrariamente a quanto alcuni dicono, abbiamo semplificato, abbiamo dato delle certezze che semplificano, la vita, a molti operatori. Nel campo edilizio, come sapete, la legge in realtà riporta e sistematizza norme che sono di competenza, tra l'altro, dello Stato nazionale, non della regione, e lì ci sarebbe molto da fare ancora. In particolare ci sarebbe da adeguare le procedure burocratiche richieste all'entità degli interventi, perché oggi con la cosiddetta semplificazione varata anche a livello nazionale, purtroppo in molti contesti la procedura per modificare una finestra e la procedura per demolire e ricostruire un edificio di 20 piani sono più o meno le stesse, eh? E questa chiaramente è assurdo. E io sono la prima a dire che bisognerebbe fare di più per venire incontro alle esigenze, come dire, dei 1.000 cittadini che vogliono adeguare, come dire, le loro case al cambiamento climatico, piuttosto che appunto migliorando le prestazioni energetiche, piuttosto che altre cose. Su questo la Fillea, tra l'altro, ha fatto un lavoro importantissimo che mi sembra giusto riconoscere. Non è così? Anche sul piano urbanistico, devo dire che la legge aveva previsto un meccanismo di valutazione della sua efficacia nel cogliere alcune esigenze, nel cambiare alcuni procedimenti, eccetera, e aveva una regola, un articolo che prevedeva appunto una valutazione condivisa di come aveva funzionato e dei meccanismi di aggiustamento di ciò che eventualmente non aveva funzionato, perché come sappiamo tutti le leggi sono degli strumenti che vengono interpretati quotidianamente da chi li applica. Da questo punto di vista sappiamo che questa stessa legge, lo stesso piano paesaggistico, a seconda degli interlocutori, in modo molto diverso, no? Sappiamo che i comuni purtroppo hanno una dotazione tecnica, soprattutto i piccoli comuni, sempre più insufficiente, no? Non hanno degli uffici di piano, degli uffici tecnici strutturati in modo adeguato, eh? Ma la soluzione da questo punto di vista forse è avere
degli uffici tecnici di livello intercomunale piuttosto che dire, come dire, facciamo fuori il governo del territorio perché non abbiamo le persone con le competenze tecniche adeguate a supportarlo e rinunciamo a questo. Cioè, beh, dobbiamo ragionare anche forse sulle forme di lavoro tecnico nei comuni, sulle prestazioni, capire come renderle più utili. Devo dire che proprio nei giorni scorsi sentivo un nostro ex funzionario regionale che a suo tempo chiese un riavvicinamento a casa e quindi è stato spostato e tornato a lavorare nell'area pisana, che mi diceva che comunque queste procedure sono riuscite a far governare anche situazioni abbastanza complesse, in cui sappiamo che ci sono comuni oggi in mano a delle forze politiche di centrodestra che chiedono, che auspicano il mattone libero, così, no? Qualche dichiarazione di giorni fa. E poi nei fatti, come dire, forse anche loro si rendono conto che in realtà, al di là degli slogan, un governo invece serve e può essere utile, diciamo, una struttura per ragionare, sugli effetti delle varie trasformazioni, è una struttura di utilità collettiva, che comporta un'utilità collettiva. Ora, chiaramente, a me preoccupa il fatto che anche il candidato presidente del centro-sinistra, come dire, abbia promesso da questo punto di vista, visto la presenza di forze politiche che lo sostengono, che auspicano questo tipo di distruzione di alcune parti fondamentali della legge, quindi del sistema di governo del territorio della Toscana, abbia promesso delle riforme in questo senso, e mi auguro davvero che la CGIL, che è un attore fondamentale, direi, di questo territorio e di questo processo di consapevolezza culturale, in qualche modo di acquisizione di consapevolezza culturale, dell'importanza invece di questo governo condiviso, appunto, di fattori così importanti dello sviluppo come il territorio e il paesaggio, in particolare per la Toscana, posso avere un ruolo nel far maturare, diciamo, un'attenzione diversa anche all'interno della coalizione di centrosinistra, che io mi auguro comunque che continui a governare questo territorio, anche se ogni tanto qualche tentazione di dire forse una riflessione seria sul perché si perdono voti andrebbe anche fatta, in quel senso. Scusate se sono debordata No, 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 no. nella campagna Professoressa. elettorale, ma mi sembra giusto, come No, era doveroso dire, ed è una stato anche considerazione. utile comprendere, insomma, proprio anche in maniera più approfondita quali sono le opportunità che la legge offre proprio nel coniugare sia una tutela dell'ambiente con lo sviluppo e nel evidenziare quei limiti che esistono, soprattutto anche a livello di amministrazioni comunali, che in qualche modo dove mancano quelle delle competenze improfessionali, sia in termini di risorse umane che anche di competenze, per applicare in maniera corretta questa norma che appunto offre molte opportunità. Passerei ora dalla parola al presidente regionale di Legambiente, Fausto Ferruzza. Legambiente ha partecipato anche al processo di elaborazione della norma, ma al pari anche di CGIL, ed è intervenuta più volte a difesa
realizzato l'impianto, tutto normativo, e anche che ultimamente proprio te e il Fausto ti sei esposto appunto nel difendere questo impianto normativo. Quindi ecco, l'ambiente su questo, insomma, mi sembra che sia in linea appunto su questo sostegno alla norma. Sì, assolutamente, non voglio ripetere i contenuti dell'articolo che ho pubblicato immediatamente dopo le polemiche di luglio e voglio approcciare questa materia in termini più generali, necessariamente più generali. Ma io non mi sono messo d'accordo con la professoressa Marzona, ma parto dall'etimologia di due parole, che sono ecologia ed economia. Il primo lemma greco da cui prendono gli spunti entrambe le parole è oikos, casa, dimora, ambiente. Gli altri due lemmi di cui sono composti questi sostantivi che provengono dal greco sono logos, nel caso di ecologia, quindi discorso, studio. E nel secondo caso, nomia, amministrazione. Allora, partendo da queste due parole fondamentali, perché poi approcciare la legge 65, il piano paesaggistico della Toscana, ci deve dare l'ordine delle priorità nelle cose. Ecologia vuol dire studio della nostra casa comune. Economia vuol dire invece amministrazione della casa comune. Amministrazione ordinaria della casa. E allora mi verrebbe da dire, per questo dico, è buffa, ma è particolarmente bella e secondo me anche dimostra anche molte cose, senza metterci d'accordo con Anna, stiamo partendo dallo stesso concetto. Prima di amministrare qualcosa, bisogna conoscere questo qualcosa, bisogna studiare questo qualcosa. Aggiungo, bisognerebbe amare questo qualcosa. E se non ci fosse stato il quadro conoscitivo profondo, direi enciclopedico, che il piano paesaggistico della Toscana ha prodotto in quello sforzo quinquennale che è stato tra il 2010 e il 2015, non avremmo oggi quegli strumenti e anche i comuni, anche i piccoli comuni non avrebbero quegli strumenti conoscitivi per poter poi pianificare con scienza e coscienza, mi verrebbe da dire. Ecco, io parto proprio da qui e sottolineo quali, a nostro avviso, come Legambiente, sono stati gli aspetti più innovativi e dirompenti della legge 65. Partendo da una considerazione, che l'articolo 9 della Costituzione, che sancisce la tutela del paesaggio come uno dei principi dirimenti dell'identità nazionale, della nostra carta costituzionale, è materia sovraordinata a tutte le altre pianificazioni di settore. Ce lo dobbiamo sempre ricordare perché discende proprio dalla fondamentale presenza nella nostra carta, fondamentale appunto nell'articolo 9, nei principi fondamentali della nostra Repubblica. Non devo aggiungere il fatto che dentro questa essenza costituzionale della tutela del paesaggio ci sta tutta la nostra economia, perché i nostri prodotti, il nostro brand toscano si affermano nel mondo sulla base di un immaginario collettivo che è imbevuto di bellezza. E questa bellezza ci deriva dalla costruzione millenaria, secolare, non solo della Mezzadria, ma del lavoro paziente, del lavoro, sottolineo, del lavoro paziente dei toscani nella storia. Quali sono, dicevo, le novità più dirompenti della legge 65? Il primo, l'individuazione di un perimetro del territorio urbanizzato che segnala per la prima volta, permettetemelo, nella storia delle legislazioni regionali, cosa non può essere più consumato, cioè il suolo. Ci deve essere una definizione precisa, organica, giuridica di ciò che è territorio urbanizzato
e di ciò che invece deve continuare a rimanere suolo rurale. Guardate che questa è una cosa, ora dico così, ma non c'è nessun'altra legge nella Repubblica Italiana che sancisce con altrettanta chiarezza e rigore giuridico questa definizione. Il secondo, e qui io ho anche risposto rispetto a quelle provocazioni di Italia Viva a luglio, l'incentivazione forte alla pianificazione intercomunale, specialmente sulla parte strutturale. La legge 65 incentiva la cooperazione e la collaborazione tra enti, non la deprime, la incentiva, la rafforza, la rende, come dire, come un elemento di forza del fare insieme e del fare meglio, in modo più colto, più ragionato, più coeso rispetto alle comunità e agli ambiti paesaggistici che si intendono in qualche modo governare nel medio-lungo periodo. Terzo elemento di enorme importanza per noi, specialmente in un'associazione di promozione sociale che ha seguito tutte le concertazioni a cui prima la professoressa Marson faceva riferimento, ossia il rafforzamento degli istituti della partecipazione. Guardate che anche questo, che noi abbiamo avuto la legge 69, poi la legge ovviamente del 2013, abbiamo degli istituti della partecipazione molto forti, ma una legge di governo del territorio che stabilisca l'ordinarietà della partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo, anche questa è una novità dirompente e assoluta. E non possiamo tornare indietro rispetto a questi istituti, perché poi le persone, quando hanno la possibilità di partecipare, e ce lo dimostra appunto la fertile, fervida partecipazione di tanti comitati, di tanti cittadini agli atti di governo del territorio, poi si interessano, si acculturano, comprendono e partecipano alla cosa pubblica. Guardate che questo è un elemento anche di riavvicinamento alla cosa pubblica e quindi alla qualità della politica nel nostro paese. Quarto e ultimo tema, ce ne sono molti altri, ma mi limito a questi quattro per il momento: la forte coerenza e adeguatezza tra i vari livelli della pianificazione. La pianificazione regionale, la pianificazione intermedia, che un malinteso senso, diciamo, della semplificazione poi ha depotenziato nei livelli provinciali, e io me ne dispiaccio, e l'ho detto anche lì in conferenza delle autonomie locali, unico a esprimere dubbi sull'abolizione degli elementi elettivi del livello provinciale, e ovviamente poi i livelli della pianificazione comunale fondamentali nella parte strutturale e poi nella parte operativa dei piani. Anche questo ultimo elemento non era scontato, perché io ricordo che nella precedente fase, nelle conferenze paritetiche interistituzionali, finiva sempre con i ricorsi al TAR, finiva sempre con una sleale collaborazione tra enti. E è questa legge che ha modificato in meglio questa capacità di dialogare tra i livelli della pianificazione. È la legge 65, non altre leggi. Ultimo elemento: dare sostanza al piano paesaggistico e quindi dare fondamento normativo a quello che io considero, insieme a quello della Puglia, il miglior piano paesaggistico del nostro paese, copianificato col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Ecco, io sono rimasto e rimango, diciamo, a questa suggestione che considero fondamentale, al fatto che quel piano dica che il parco agricolo della piana è elemento ordinatore di tutti i procedimenti della pianificazione che insistono nell'area vasta Firenze-Prato-Pistoia. E qui mi attengo. Qualsiasi altra cosa si dovrebbe conformare e configurare al fatto che il parco agricolo della piana, ripeto, è l'elemento ordinatore di questa grande area che mi sembra già sufficientemente sotto pressione su tutte le matrici ambientali per non essere ulteriormente offesa da progetti che non stanno né in cielo e né in terra. Lo voglio dire chiaramente così, davanti al più grande sindacato del nostro paese. Maurizio e Simone sanno bene come la penso. Parco agricolo della Piana, elemento di speranza per i cittadini, elemento di speranza per chi vuole partecipare alla cosa pubblica,
per chi forse oggi viene chiamato magari con qualche messaggino alla responsabilità per andare a votare il 20 e 21. Dobbiamo avere la capacità sì di mobilitare, sì di richiamare alla responsabilità, ma anche di restituire speranza e un minimo di sogno a cittadini che si sono sentiti per troppo tempo cittadini di serie B della nostra regione. Vi ringrazio. Grazie Fausto, sei stato come sempre chiarissimo. Ecco, passerei ora la parola a Maurizio. La CGIL in questi mesi ha incontrato anche i candidati in vista delle prossime elezioni e nelle richieste nelle proposte che ha formulato c'è sempre stato un grande spazio proprio alla tutela del territorio, del paesaggio e anche una richiesta di azioni di contrasto alla rendita dei pochi a scapito invece della comunità. Ecco, qual è il giudizio che la CGIL le dà sull'applicazione della legge Marzon e più ampiamente qual è il suo impegno su questi temi? Sì, grazie Simone, grazie alla professoressa che quando è stata assessore ha dimostrato anche grande capacità politica, perché dobbiamo Enrico Rossi a lei se in quel tornante questi due provvedimenti sono stati approvati. Quindi non solo una studiosa, ma una persona ha dimostrato grande capacità di sintesi e mediazione politica, perché l'obiettivo era quello che non venissero approvate queste norme. Come ora c'è un obiettivo esplicito e dichiarato di depotenziare sostanzialmente il valore generale di questi atti di governo. Io aggiungo intanto che sono appassionato e mi piace documentarmi, suggerisco a tutti coloro che vogliono mettere in discussione senza conoscere di prendersi, sfogliare e leggere tutto il materiale, tutta la mappatura, tutta la riflessione che incrocia geografia economica, storia, storiografia. E di questa pubblicazione c'è un'introduzione, io riprendo in pieno di Presidente Enrico Rossi, dove dice l'obiettivo politico è intanto riassumere un governo del territorio in capo alla politica, perché per troppo tempo c'era stata una abbandono rispetto della politica ai piccoli potentati locali. E questo abbandono aveva provocato e provoca l'accrescimento di quella rendita immobiliare. Cito da prefazione del presidente della regione Enrico Rossi, che è il vero nemico sia dell'ambiente che del lavoro. L'ambiente poi, come dire, è fortemente un prodotto dell'uomo, nella storia del paesaggio agrario di Segheni, questo è evidente. Poi c'è stata un'altra pubblicazione recente del professore Adriano Prosperi, che ha fatto vivere anche le persone in carne ed ossa, sono stati protagonisti di questa trasformazione dei paesaggi. Ma questo aspetto della lotta alla rendita, a me sembra, oltre alla tutela costituzionale del paesaggio, l'elemento politico significativo. La rendita è quello che rischia di far sprofondare la nostra regione, di distruggere un assetto omogeneo e coerente del nostro territorio. Noi siamo dentro una crisi climatica e ambientale dove tutti dicono che è necessaria una programmazione, una riappropriazione di politiche condivise pubbliche a scadenza. Il segnale invece che alcuni mandano è non una grande idea di programmazione territoriale, ma quello che mi ha colpito è la sincerità di chi mina la cosiddetta legge Marzon.
devono essere i piccoli potentati degli immobiliaristi locali al soldo della rendita a scardinare un sistema coerente, almeno a livello regionale, di programmazione. Quando la crisi climatica, la pandemia, ci dicono che l'aspetto del territorio e della programmazione delle politiche pubbliche sono un elemento decisivo. Per questo, bisogna, noi lo faremo, Simone ci chiedeva, ce lo chiedeva anche la professoressa Manzon, ce lo diceva anche Fausto Ferrusso, il presidente Legambiente. Noi vorremmo rilanciare una discussione alta su questi temi. E siamo totalmente d'accordo a una revisione che salvaguardi il principio generale. Che cosa accade spesso? È stato fatto anche in base alla legge che istituiva il sistema sanitario nazionale. Invece di dare gli strumenti perché funzionasse da tutte le parti, il giorno dopo la Democrazia Cristiana e non solo lavoravano per sabotarla. La stessa legge sull'abolizione dei manicomi è come dire all'ultimo compimento oggi, ma non si è costruito. Quando si vuole distruggere una legge avanzata, si fa che di notte tutti i gatti sono vigili. Nessuno, come dire, è contrario a una revisione che distingue la tipologia di interventi rispetto al costruito. E mi sembra efficacissima politicamente un conto di fare una finestra. Un conto buttare giù un palazzo di 20 piani, altro conto però costruire dove non si può e non si deve continuare a costruire. Perché questo è il punto di fondo. Noi ad ogni evento, si dice eccezionale, piangiamo i disastri di vite umane, ma non ci ricordiamo che spesso dove accade, fiumi, torrenti hanno ripreso il loro corso naturale. Ci lamentiamo delle bombe d'acqua che entrano direttamente e non c'è nessuno si preoccupa della cura dei boschi e così via. Questa legge salvaguarda il patrimonio paesaggistico e artistico non è un ostacolo allo sviluppo, non è un ostacolo al lavoro di qualità, è un ostacolo alla più parassitaria delle rendite. È un ostacolo, come dico, una visione regressiva del rapporto con l'ambiente e il territorio. È una legge che favorisce anche processi redistributivi, se la vogliamo dire così. Perché è chiaro, se le risorse possono andare nella rendita, dove non c'è nessun rischio, disincentivano gli investimenti, come si diceva un tempo, produttivi. Allora, per tutte queste ragioni, per il dibattito alto che c'è stato, noi anzi chiediamo anche qui in diretta alla professoressa e al presidente di Legambiente se sono disponibili a costruire con noi un percorso interno all'organizzazione, pubblico, in presenza e come dire a distanza, che valorizzi la legge, la faccia conoscere le premesse, gli studi, gli allegati, dichiarando la disponibilità a una revisione che era prevista dall'approvazione della legge, salvaguardando i principi fondamentali. In questo caso vale un motto del Maggio francese che recitava più o meno cedere un poco e capitolare del tutto. La proposta, apparentemente innocua, un segnale, speriamo sia solo un segnale, non un piano, un'indicazione per il governo futuro che attribuisce alla maggioranza sostanziale dei comuni toscani la possibilità di disattendere le indicazioni di programmazione regionale della legge, significherebbero scardinata del tutto, salvaguardare i principi, far vivere nell'opinione pubblica, democratica e non solo per i valori, dire in maniera esplicita che non è contrapposizione fra ambiente e lavoro, ma è prendersi cura del nostro territorio, frutto del lavoro dei grandi, ma frutto anche del lavoro degli umili, delle persone in carne ed ossa, per davvero una Toscana che torni ad essere avanguardia di civiltà rispetto agli atti di governo. Questa per noi è un punto qualificante, su questo non solo siamo disposti,
abbiamo intenzione di riaprire un dibattito pubblico sulle questioni del territorio e della programmazione, anche perché altrimenti non si capirebbe la coerenza fra gridare ogni momento svolta green, cura dell'ambiente, cura del territorio, crisi climatica, riappropriazione del primato della politica intesa come interesse collettivo, valorizzazione dei beni comuni. La Regione Toscana c'ha anche nel proprio statuto il ruolo e il valore dei beni comuni, attuazione della Costituzione dell'articolo 9. Questa ci sembra un tema che meriti una grande organizzazione come la CGIL, assieme a una categoria come la Fillea, per la revisione concreta sulla parte edilizia. Ci sentiamo politicamente e moralmente obbligati a rilanciare nel dibattito pubblico e nel dibattito politico. Grazie Maurizio, e visto che ci avviciniamo alle 1, quindi l'ora anche di pranzo, io farei un ultimo passaggio di flash con la professoressa Marzon, facendole anche una domanda. Se lei fosse ancora assessore qui in Toscana, o se fosse anche un legislatore di livello nazionale, quale altro il provvedimento aggiungerebbe a quello esistente per in qualche modo il tutelare e meglio conciliare la tutela del territorio, del paesaggio, con le nuove opportunità che si offrono anche in tema di risparmio energetico, di bioarchitettura e quant'altro. All'audio bloccato, ecco, perfetto. No, innanzitutto grazie, devo dire, del programma, della disponibilità offerta a coordinare, a promuovere una discussione pubblica, seria nel merito, per capire anche come i principi su cui la legge è basata richiedono in realtà, sono tutt'uno con alcuni dispositivi. I dispositivi possono essere anche rivisti, però, come dire, i principi si incarnano poi nel modo operativo in cui la legge funziona, nei dispositivi operativi in cui funziona. Quindi, serve una discussione fondamentale, una discussione competente e approfondita per capire come ha senso, appunto, modificarla e partecipata con chi poi si è trovato a gestirla in questo periodo o a viverla come interlocutore. Quindi davvero grazie per il percorso che avete enunciato di voler intraprendere e sono ovviamente assolutamente disponibile e interessata a parteciparvi. È chiaro che in questo momento, devo dire, questa emergenza Covid che abbiamo tutti vissuto, come dire, si inquadra per chi abbia un minimo di consapevolezza delle dinamiche, dei temi, anche delle conoscenze scientifiche in campo, in un processo più ampio di crisi ambientale, di cambiamenti globali del clima, dell'ambiente e tutto, che ci impongono di capire come davvero riuscire me a mettere a sistema tutte le risorse di cui disponiamo e una regione, ovviamente, un governo regionale dispone di risorse di governo, di risorse finanziarie che sappiamo che vengono fondamentalmente dai finanziamenti europei in questo momento, a maggior ragione proprio in questo momento con il Recovery Fund, eccetera. E quindi si tratta di capire davvero come unire le risorse normative, anche legislative e quelle finanziarie per promuovere
interventi capaci di futuro, in qualche modo, lasciatemi dire, eh? Non per dare, come dire, risorse a, ad attori che poi spesso sono attori che sono i grossi attori, quelli che hanno più potere contrattuale, anche che se ne vanno poi, che sono capaci di abbandonare il territorio alla prima convenienza che si profili altrove, ma di costruire davvero un percorso capace di futuro per i cittadini della Toscana, per gli abitanti della Toscana. Vorrei ricordare un'ultima cosa però, che il piano paesaggistico si proponeva anche di avere dei punti di osservazione, di monitoraggio sul territorio, da cui venissero restituite delle conoscenze circa le dinamiche del paesaggio e anche l'applicazione del piano, eccetera, che erano l'osservatorio regionale e gli osservatori locali, e purtroppo direi che non è stato fatto molto da questo punto di vista. L'osservatorio regionale è stato istituito formalmente, ma non ho contezza che sia stato in grado di restituire più di tanto, come dire, il quadro della situazione in evoluzione. Credo sia fondamentale che, come dire, sul territorio ci siano dei luoghi, dei momenti, eccetera, che restituiscano davvero dal territorio una conoscenza a questo riguardo. E se la CGIL potesse impegnarsi in questo percorso, da rinnovare magari, sarebbe molto molto importante, insieme a Legambiente ovviamente. Sono due istituzioni, siete due rappresentate due istituzioni diverse ovviamente, molto diverse, ma che hanno entrambe una presenza forte sui territori, no? E credo sia importante anche restituire conoscenza dei territori, di ciò che accade, delle dinamiche al lavoro e di come anche questi strumenti vengono effettivamente poi attuati quotidianamente. Grazie professoressa, anche appunto per questi suggerimenti di azione che sicuramente attueremo insieme al Legambiente, proprio a partire dalla sensibilizzazione di chi ci governerà nella prossima legislatura. E Fausto, se vuoi fare un brevissimo inciso, abbiamo 2 minuti prima della fine del collegamento. Microfono, ma io Fausto, dico solo due o tre cose. Va. Ok. Procedi, pausa. Ma io credo di avere acceso il microfono. Benissimo. Mi sentite bene? Bene. No, penso che nell'ambito dei 10 anni di Enrico Rossi presidente, la dico così, la legge 65/2014 e il piano paesaggistico rappresentino dei momenti alti, sicuramente dei fiori all'occhiello dell'amministrazione regionale, ecco, e quindi io penso che il centro-sinistra, un'area culturale, vorrei dire ancora prima che politica, un'area culturale dovrebbe essere orgogliosa di avere portato a compimento questo percorso di norme, di leggi e di piani. Ecco, se ci si presenta, qualsiasi sarà il governo da partire dalla prossima settimana, ovviamente io mi auguro sia un governo progressista, lo dico con grande chiarezza. Democratico e antifascista. Ma se noi dovessimo riscontrare che c'è l'intenzione di mettere le lancette dell'orologio indietro nella storia, anche di questa amministrazione regionale, tutti debbono sapere che la Legambiente farà una battaglia epocale su questo fronte, perché non si può tornare indietro. Dobbiamo perfezionare, dobbiamo migliorare anche nella direzione che Anna Marson prima ci suggeriva, ma la Toscana oggi davvero non si può permettere passi indietro. La dico così, spero in modo sufficientemente elegante per essere compresa da tutti. Bene, grazie Fausto.
Io direi stiamo concludendo proprio con una di precisione di livello europeo. Sono 59 minuti e 39, è il tempo dei saluti. Ringraziamo ancora la professoressa Marzon per il suo intervento e partecipazione e per la sua disponibilità a proseguire con noi anche un percorso di formazione su questi temi. Ringraziamo ancora una volta Fausto Ferruzza e ringraziamo anche Maurizio Brotini per il suo intervento sempre chiaro e conciso. Un saluto a tutti, alla prossima videoconferenza e andiamo a votare perché votare è importante e a presto. Ciao a tutti e grazie.